obbligatoria, no. Però ci ha chiesto un intervento il signor Giuseppe D'Anna, che del Comitato Comitato Viaggiatori Casoria. Un breve intervento per portare a conoscenza un altro dei problemi che affligge chi prende il treno, prende il pullman. No, probabilmente no, non è a questo che volevo fare, perché non è nemmeno la sede adatta. Ci tenevo soltanto a dire delle cose a livello politico e a livello personale dei sindaci che ho sentito. Il livello del, per quanto riguarda i trasporti, sono stati già menzionati, affrontati, schierati, cioè voglio dire, lambiti, verranno risolti. Ma quello che volevo che si affermasse e che fosse chiaro è il fatto che c'è, al di là di quello che si è detto e al di là di quello che non si è detto, c'è una speranza, che Casoria ridiventi un paese vivibile. E questa speranza non è soltanto aleatoria, lo dico io. Perché lo dico io? Lo dico io perché sono il testimone vivente di un miracolo, cioè soltanto con la volontà, la testardaggine, la caparbietà, l'insistenza e la decisione ferma di ottenere una, come si può dire, un fine giusto, si ottiene. Quindi questo è una iniezione di fiducia che voglio fare verso tutti quanti i candidati, perché poi al di là sono stati toccati praticamente tutti i punti che praticamente poi ognuno deciderà quale sarà il candidato. Ma quello che volevo dire è importante, come io sono un vecchio operatore borsistico, so che al di sotto di questa soglia non si può scendere. Quindi questo è un buonissimo momento per investire, in fiducia, in serietà, ma soprattutto in impegno politico serio, perché se è vero come è vero che tutte le posizioni sono condivisibili da tutti, è vero che ci deve essere anche un'opposizione costruttiva al fine di realizzare poi un qualcosa di buono per la comunità. E la cosa fondamentale è quello che volevo dire, è la buona fede, forse non so, sono parole un po' vecchie, la buona fede e il fine giusto. Ho chiuso, grazie. La chiusura della manifestazione tocca a Daniele Cioffi, coordinatore del movimento di lotta dei lavoratori di Casoria. Buonasera. La disoccupazione deve essere in primis di fronte a altri problemi, perché in questi ultimi anni siamo stati abbandonati e soprattutto raggirati in tutti i sensi. Come? Con false promesse in campagna elettorale. Punto 2. Come fallimenti di classe politici, o meglio giunte comunale. E punto 3. È che la politica a Casoria non è stata mai presente al 100% nei momenti di bisogno dei cittadini, tranne in quelli personali, in alcuni. Noi non ci stiamo più a questi giochi di prestigi di certi politici e speriamo, anzi vogliamo, che il cambiamento, dove l'elezione deve essere totale nel miglior modo possibile, soprattutto sul governare e risolvere i problemi dei cittadini di Casoria, soprattutto la disoccupazione. Colgo l'occasione per dire due parole, non so chi era prima che parlava dei disoccupati. Io penso che i veri disoccupati ci sono a Casoria, ce ne sono pure molti, però i veri disoccupati oggi li vedi qua in piazza e fanno parte del movimento di lotta. Queste sono le vere persone che lottano per i loro diritti. Ci sono altri disoccupati in Casoria Alpina, va bene, qui esiste un movimento di lotta, eccolo qua, è reale.
chiama a braccia aperte. E non che si fanno vedere i disoccupati, pure i bar con le mani in tasca a cercare chi arriva, l'angelo custode che gli fa la promessa per mandarlo a lavorare. No, i veri disoccupati sono qua, eccoli qua in piazza, quelli che non hanno né cielo da guardare né terra da camminare. Eccoli qua i veri disoccupati. Riguardo al signor Ferrara, non è che voglio inferire su di voi, però devo precisare delle cose. E questo vale anche per tutti i candidati, colui che andrà a Palazzo Cirillo lì a governare. Voi avete parlato della Menarini, noi abbiamo fatto un percorso con voi, abbiamo avuto dei tavoli di incontri. E comunque siamo arrivati fino a un certo punto e ci siamo dovuti fermare perché come al solito ci siamo trovati di nuovo davanti a un muro di gomma. E questa è una scena che si ripete sempre, ogni volta che si deve fare qualcosa per i cittadini di Casoria. Occupati, succede sempre che una giunta comunale cade o succede qualcosa che poi i cittadini ci devono rimettere, soprattutto noi disoccupati. Noi abbiamo portato dei argomenti con la giunta Ferrari, che questo però io lo ribadisco, coloro che andranno lì a governare in giunte nuove, come tipo assessore alle politiche sociali, assessore alle infrastrutture, l'assessore all'ambiente e l'assessore all'ambiente, sì, lo stesso problema che abbiamo portato con l'amministrazione Ferrari. Il problema è che noi abbiamo parlato sia dei problemi sociali e sia del lavoro, però non abbiamo avuto nessuna risposta su tutti i tipi di discussione che abbiamo fatto, soprattutto sulla Menarini. La Menarini voi avete detto che avete fatto dei protocolli d'intesa, ma noi non ci risulta, perché noi come movimento di lotta abbiamo preso noi contatto diretto con la Menarini di Bologna, soprattutto... Soprattutto anche con la signora Poli che citava prima il dottor Carforo per la raccolta differenziale. Noi abbiamo fissato degli incontri con queste persone per parlare da vicino, proprio per non far succedere le solite cose che succedono poi quando vengono gli appalti e le ditte sul territorio di Casoria, che poi ci sono delle spartizioni. Ecco, noi siamo andati, cioè noi vogliamo andare diritti, cioè al punto definitivo, cioè andare a parlare direttamente con la Menarini, proprio per evitare che qualora verranno le ditte qui sul territorio di Casoria, non dico la metà, ma il 40% della manodopera deve essere casoriano, senza mai e senza se, persone estranee, nei paesi limitrofi non ci devono essere nelle questioni interne di Casoria. Problema sociale, guardate, forse qualcuno non sa che cos'è la vera disoccupazione, perché noi la vera disoccupazione la viviamo sulla nostra pelle, e non solo, ma ci dobbiamo subire anche delle discriminazioni, involontariamente, ma purtroppo è proprio la situazione che li porta. Ecco, ve ne cito uno qualsiasi così, sempre con le amministrazioni passate, noi avevamo parlato di ticket, buoni pasti, problemi per i pulmini per della scuola, perché ci sono delle persone che purtroppo abitano nei paesi limitrofi e non hanno la possibilità di poter portare i figli a scuola perché non hanno la possibilità di pagare i pullman per portarli a scuola. Questo è un altro problema che scaturisce sempre dalla disoccupazione ed è anche una cosa indignosa per noi padri di famiglia. Padri di famiglia, quando i nostri figli vanno a scuola, magari fanno un tema e non sappiamo noi cosa dici quando vengono a casa e dicono: babbo, ma tu che lavoro fai? Io non so cosa dire a mia figlia e nemmeno gli voglio dire una bugia. Ecco, queste sono le vere discriminazioni. Un'altra cosa ancora, penso e voglio che i prossimi sempre governanti nel prossimo futuro che verranno a governare devono prendere atti di questi. I futuri assessori alle politiche sociali devono risolvere questi problemi della scuola, che è scaturita sempre dal problema della disoccupazione, perché la disoccupazione è il lavoro, anzi voglio mettere in primo punto, è la catena alimentare della vita sociale. Non ci dimentichiamo, è
che dal lavoro è scaturito tutto, la cultura, il benessere, gli affetti familiari soprattutto, è scaturito dal lavoro. Ecco, noi vogliamo che queste discriminazioni vengano abolite, come? Facendo uscire occupazione per i disoccupati di Casoria, perché le possibilità, i progetti ci sono e devono andare in atto. E noi ci manca la figura istituzionale, come già avete detto, un sindaco, per poter aderire a questi lavori che devono venire sul territorio di Casoria. Ecco, noi diciamo che qualora sia o chiunque entra lì al Palazzo Civico, la prima cosa, come si siederà sulla poltrona al sindaco, si deve incontrare a noi disoccupati, perché noi non ne possiamo più di questa situazione, non ce la facciamo più. I nostri figli addirittura non abbiamo solo più il problema delle scarpe, del mangiare, ma ci dobbiamo porre anche il problema che quando andiamo a scuola gli dobbiamo comprare la carta igienica, grazie a questo governo, i governanti di Roma. E poi ci dobbiamo sentire dire anche che i nostri figli non devono andare alla scuola pubblica, perché la scuola pubblica mette degli idee di sinistra in testa ai nostri figli, finanziando scuole private, scuole paritarie. Io a mia figlia mattina a scuola gli devo comprare la carta igienica, l'acqua, tutte queste cose potevano anche essere dimezzate da una giunta comunale responsabile, prendendo atto di quello che sta succedendo, perché queste sono altre discriminazioni. In più, non si è mai vista che in una scuola vengono dei privati a fare lezione di fisica a bambini della scuola pubblica. Io non so, io penso che a questo punto mi devo mettere una corda a collo, perché mia figlia vede i suoi amici fare ginnastica. Io non ho la possibilità di far fare ginnastica alla mia bambina, caro signor Ferraro. Mia figlia deve restare in classe, oppure non la deve mandare a scuola, perché mia figlia piange e in cuor mio si spezza tutta la mia vita quando vedo queste cose. Queste sono le reali problematiche della disoccupazione, non quelli che si mettono fuori il bar e dicono che io sono disoccupato. Questi sono i veri disoccupati, questi sono i veri problemi. E spero che colui che andrà a Palazzo Cirillo sia coerente soprattutto sui problemi sociali, perché il problema sociale sta scaturendo. Municipale di Casoria e Beppe Vibrato. Grazie.